Felice Regresso, figli della me. Sigla. Raga, oggi ho un grattino che non capisco. Grazie Vinci. Comunque, volevo ricordarvi che è uscito il nuovo video di Sina. Lo potete trovare sul canale Archedarmi. Oppure guardatevi questo trailer, se vi piace ve lo andate a vedere. Non versarmi il Campari sugli skin nuovi, yeah. Oh yeah yeah. Diamo rose nere nate dentro questi rovi, yeah. Oh yeah yeah. Passi da un cipolle adesso a giri urlando muori. Letterina. Come fai a sapere che mi è arrivata una letterina? Perché oggi è il giorno della letterina. Oggi è lunedì e quindi è il giorno di letterina. Mi è arrivata la letterina del nostro amico Cinegro, vedete? Me l'ha mandata in cinese. L'ha scritta anche bene con tutte le cose. Aspetta, quando è che lo mette? Oh, quindi adesso leggerò la letterina. Com'è che le? A leggerò la letterina. Baba Anguli. No. Ah. Meno male che non c'è in questo momento. Konnichiwa, Baba Anguli. Ah, shogunaigo. È cinese o giapponese? Sogoro. Cinegro. Cinegro. No, konnichiwa. Konnichiwa. Poi, no, se coraggi, ito wa bushi. Sono sti nomi di manga. Berserker. Quello è pure inglese. Green beret, pushtart, button on. Ma perché leggi la letterina? È uguale, letterina anche speculare, fammi la reaction. Vai, non in italiano fammi la reaction. E perché come parlo anche le lingue? Perché il cine è il cine. Allora, siccome non possiamo dire la parola con la N, lo chiameremo cosa, Nicola? No. Raga, allora, Luca. Allora, pensate a quanto è ridicola questa cosa. Tu non puoi dire una sola parola con la N perché è dispregiativa. C'è un algoritmo che ti blocca i canali e te li butta giù e sì. ti danno dei ban. Però potete dire subumani, sottospecie, inferiori, scimmiazze. Tutto il resto lo potete dire, l'algoritmo non gliene frega niente. È una sola che non potete dire. È perché c'è un po' autista questo. Sì, perché ogni tanto guida anche lui. Autista. Infatti visto. Bravo. Okay, vai, Cinebro. Nostro amico. Tra l'altro è uno dei pochi bravi che fa le premium. Red Cinebro Words. E Plagio. Ah no, Plagio no, però è una merda Plagio. Che ne sai? Perché già sai. Dal nome è un coglione. No, vai. Red Words. Ecco, sono amico. Bello sto burka con le paillette. Sotto il burka lo slurpa. No. Cos'è? Quanti soldi o i dei debiti? Che... Dimmi se è normale. Ma è diventato trapper di un botto? No. I soldi nelle tasche li ho investiti invece di portarti al mare. Dimmi se è normale. Oh, fanno la cucina molecolare comunque loro. Addosso pure, dimmi se è normale. Ma sai che non è brutto il pezzo? Amore è guerra verso ciò che ci fa male. Bello, guerra verso ciò che ci fa male. Oh, pezzo di merda, sei diventato bravo? Sì. Ma chi è Plagio? Ah, una è la regia degli elfi, l'altra è la regia delle merde. Quelli mai persi, quelli mai fermi, dimmi che pensi. Ma è bravo. Non è male, un globo sotto. Se vivevi a Napoli potevi dire siamo dolore dentro queste vele e avevi vinto tutto. Però il dolore delle vene è lo struggle del Nebro proprio. Posso dirti una cosa? Anche due, Daniele, è una bomba. Ha fatto il video tutto male. Guarda che te l'ha detto che è una bomba. Qua ci ha dato anche le istruzioni per il disinnesco nella letterina, vedi? L'impedenza del microfono. No, non è l'impedenza del microfono, è una bomba calcolata con le frequenze del valvolare questo qui. Come erano le frequenze? Questo è tecnicamente il nome. Del valvolare, c'è scritto qui. Se non sai leggere il Cinebro, non hai ragione, scusa. Ah, questo è lo Plagio. Mi sa che lo conosciamo pure Plagio. Sì. Lazza senza tatuaggi, lui. Però sarà il mood del pezzo, però mi piace. Pugno al muro, non so solo l'osso, questo amore infame, sempre il bene e il male, sempre il bene e il male. Vediamoci la nostra merda.
Cinebro. Sì, brucia i soldi che è pure reato, bravo. Ora Cinebro, mandami una mail su Archedarmi, va? Mandaci una mail su Archedarmi. Plagio, io me lo ricordavo, non era così male. In questo pezzo qua ha fatto il suo. Però sì, poteva. C'è un divario di scelta anche di parole. Quello ha detto. Capì, Plagio, un piccolo consiglio. Se uno ti dice siamo il dolore dentro le vene, tu non puoi dire mi scaldi come Moncler, mannaggia a te. Mannaggia a te. Lo capisci? Lo capisci che potevi scegliere una parola un po' più. No, ma devo dire che Cinebro stavolta, porca troia. Il video è quello, tutto quello che odio. Sì. Cioè, esaltazione di droga, soldi. Era cucina molecolare. Quello era un passato di piselli cucinato con l'azoto, quello freddo, insiringato in una mousse di patate e sedano rapa. Se tu non capisci un cazzo di cucina molecolare, mangiati la tua pasta proteica che dimagrisci e facci scassare la minchia agli altri. Potranno cucinare, mangiare il cazzo. Magari cazzo devono seguire una dieta anche loro, molecolare. Ma speriamo che vi porti via la dieta molecolare. Mediterranea. E quando mangeremo tutti gli insetti, perché il governo ci obbligherà a mangiare gli insetti. Il governo non ci sta spiando. Raga, qua sotto c'è il link per il ragazzo. Andate a commentare, scrivete anche voi cosa ne pensate di questo pezzo. Ricordatevi sempre che le premium servono per mandare avanti il canale, ma soprattutto per far conoscere i nuovi emergenti che investono su di loro. Non che poi mi rompete il cazzo, ma gli emergenti, nessuno spinge gli emergenti. Quando ve li proponiamo una volta a settimana, poi non li seguite. Allora siete solo l'italiano di merda che si lamenta e non fa un cazzo per cambiare le cose. Ma in tutto questo, Cinebro, mandami quella mail. Ciao.